Vedete perché siete qui? No! Allora, perché oggi vi consegneremo la Costituzione della Repubblica Italiana. Una copia a testa, un librettino piccolo, importantissimo, perché la Costituzione, ecco, che cos'è la Costituzione? No? La parola Costituzione. La costituzione di un oggetto, di una persona, è l'insieme delle sue parti, le caratteristiche e le qualità di queste parti e le relazioni tra le parti. Il significato generale della parola costituzione, tant'è che qualcuno di voi sarà andato qualche volta dal pediatra che gli avrà dato un certificato di sana e robusta costituzione. Cosa voleva dire il pediatra in questo certificato? Che siete fatti bene, che tutto funziona, che le parti di cui siete fatti vanno bene. La parola di questo libretto, la Costituzione della Repubblica Italiana, ha un significato un po' più particolare, più specifico, no? Cioè, ha un significato politico e giuridico ed è la legge fondamentale che definisce appunto come è fatta, come deve essere fatta e come deve funzionare la comunità degli italiani e lo Stato che governa gli italiani. No? Qui dentro quindi ci sono i principi fondamentali, cioè i criteri, ci sono i diritti e i doveri dei cittadini. E c'è appunto l'organizzazione dello Stato, le sue parti, i rapporti tra le parti, che cosa devono fare, le funzioni di queste parti, no? E perché legge fondamentale? Sapete che di leggi ce ne sono tantissime. Guardate, questa non è una raccolta di leggi, perché qualcuno mi ha detto, no, ho chiesto che cos'è la Costituzione, non è una raccolta di leggi, è un'unica legge, ma una legge fondamentale. Cioè è un fondamento di tutte le altre leggi, cioè tutte le leggi che sono state approvate dal Parlamento dal 1 gennaio 1948, sono 70 anni, ed è proprio per questa ricorrenza di 70 anni che abbiamo deciso di consegnarvi la Costituzione, tutte le leggi approvate dal 1948 si fondano su questa legge. Nell'ordinamento dello Stato c'è un organo importantissimo che è la Corte Costituzionale, che ha come funzione quella di decidere se ogni legge che viene approvata dal Parlamento è coerente con la Costituzione. Ok? Quindi questa è una legge, ma è la legge fondamentale. Tutte le altre leggi che non sono qui dentro, tutte le altre leggi devono essere coerenti con i principi di questa legge fondamentale. Questa immagine qui, vedete tre donne, fucile, un mitra, tre uomini armati dietro, sono partigiane e partigiani dopo il 25 aprile del 1945. La Costituzione è nata dalla resistenza antifascista. Cosa significa resistenza? Resistere, che cosa significa? Significa contrastare, opporsi, no? Fare appunto resistenza, evidentemente a una forza che cerca di sopraffarci. No? 1945, questa forza a cui queste donne e questi uomini hanno resistito è stata il fascismo in Italia e il nazismo in Germania. Perché abbiamo deciso di darvi la Costituzione oggi? Perché ieri, il 21 marzo, era la ricorrenza che celebrava le vittime innocenti della mafia. Ma perché in questi anni, negli ultimi decenni, ci sono tante persone che un po' in analogia alla resistenza antifascista, cioè a chi, alle uomini e donne che hanno resistito all'oppressione e alla violenza del regime fascista,
in questi ultimi anni tanti uomini e donne hanno resistito pagando anche con la vita, essendo anche uccise per vendetta, hanno resistito appunto alla violenza delle organizzazioni criminali come la mafia, la camorra e la cracchia. Allora, qui c'è una frase bellissima che vi invito a leggere, che poi dice molto meglio di me quello che ho provato a dirvi finora, no? Cosa significa Costituzione antifascista nata dalla Resistenza? Vi invito a leggere in silenzio. Allora, se vogliamo trovare dei genitori della Costituzione, i genitori sono questi. Sono i partigiani, una minoranza di italiani, perché sono stati una minoranza anche abbastanza ristretta, che in 20 mesi, dal settembre 43 all'aprile 45, hanno avuto il coraggio, e ce ne voleva veramente tanto, ma proprio tanto, perché il regime fascista e l'esercito di occupazione tedesca erano potentissimi e spietati. Si sapeva anche che le azioni di resistenza non ci voleva solo il coraggio di lasciare i propri studi, il proprio lavoro e andare in montagna, nei boschi a nascondersi, diventare clandestini, imbracciare un fucile quando magari non si era mai sparato. Giacomo Buranello, che è stato uno studente, un brillante studente di ingegneria di 21 anni, ucciso poi nel 44, Giacomo Buranello in una lettera alla madre scrisse che lui non aveva mai sparato nemmeno un tordo nella sua vita. Era un cacciatore, non aveva mai preso in mano un fucile, no? Era un brillante studente di ingegneria, se non fosse stato ucciso sarebbe stato probabilmente un bravissimo ingegnere, e fece questa scelta per opporsi al regime fascista di scappare, di andarsene, una scelta grossa, perché i genitori piansero, era figlio unico, padre operaio, madre casalinga, poveri, abbastanza. Pensate anche alla responsabilità, questa responsabilità da figlio amatissimo, dire, beh, metto a rischio la mia vita, sono figlio unico, la responsabilità anche solo nei confronti dei genitori, oltre, forse questo è il coraggio anche più grosso di quello di rischiare la vita in una scaramuccia militare, come poi lui ha rischiato, però è stato preso prigioniero, torturato, ucciso, quindi ha subito anche la tortura. Quindi, un grande coraggio, la Costituzione nasce lì, queste sono le radici. Poi naturalmente non sono stati i partigiani a scriverla, anche perché tanti partigiani erano analfabeti, no? Quindi a scrivere materialmente questa Costituzione, ma ispirandosi ai valori dei partigiani della resistenza antifascista, sono stati le italiane e gli italiani che sono stati eletti all'Assemblea Costituente, che si chiama Costituente non a caso perché aveva il compito prioritario, non solo quello, ma il compito prioritario di scrivere la Costituzione. Eletti in un giorno che forse insieme al 25 aprile, non forse, insieme al 25 aprile è il giorno più importante della storia italiana, il 2 giugno del 1946. Pensate che in quel giorno sono successe tre cose importantissime ed è per questo che si fa festa, no? Il 2 giugno si fa festa per ricordare il 2 giugno del 1946. In quel giorno hanno votato per la prima volta le donne in Italia, e gli uomini e le donne che sono andate a votare gli sono state date due schede. In una scheda dovevano decidere se l'Italia doveva essere repubblica o monarchia, perché l'Italia fino a quel momento era una monarchia. A voi sembrerà incredibile, no? Ma anche a me, io sono nato nel 57, insomma, soprattutto io, un re in Italia, io sono nato nell'Italia repubblicana. Ma allora l'Italia
aveva un re che era Umberto II di Savoia, perché il suo padre, che ne ha combinato tutti i colori nei decenni precedenti, aveva avuto la decenza di abdicare. L'Italia era una monarchia, quindi la prima scheda era monarchia o repubblica, poi c'era una scheda in cui dovevano votare un partito e con le preferenze per dei rappresentanti che poi andavano a formare l'assemblea costituente. Quindi tre novità enormi. Allora le donne non avevano diritti politici, non avevano mai votato, no? Quasi metà degli italiani nel 40, il 2 giugno del 46 aveva scelto ancora la monarchia. L'altra cosa, quindi nasce l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente si mette al lavoro per scrivere la legge fondamentale della Repubblica, perché il risultato era stato favorevole alla Repubblica, però loro non lo sapevano, perché se vinceva la monarchia avrebbero scritto la Costituzione della monarchia italiana, non la Costituzione della Repubblica. Quindi la scheda era doppia. Ha vinto la Repubblica e quindi l'Assemblea Costituente ha scritto la Costituzione della Repubblica. La situazione italiana, per cui pensate, questi costituenti, no? Le persone elette nell'Assemblea Costituente, ognuna delle quali apparteneva a un partito, democristiano, comunista, liberale, e che quindi faceva parte di un partito, partiti che iniziavano a scannarsi, o a scannarsi metaforicamente per fortuna, insomma, comunque, confliggevano, si scontravano in modo forte in Italia e nel mondo, che riescono nel miracolo, veramente un miracolo politico, di portare a sintesi, perché la Costituzione tra l'altro è veramente una sintesi dei migliori valori della tradizione socialista e comunista e della tradizione laica e cristiana. Perché questi uomini e queste donne hanno fatto veramente un capolavoro, forse qualcuno dice l'unico capolavoro politico della storia repubblicana dell'Italia. Allora, come è fatta la Costituzione? La Costituzione ha tre parti fondamentali. La prima la vedrete in modo un po' più approfondito. Sono i primi 12 articoli, le classi della Domiani, quante sono? Guarda caso 12. E allora ai docenti è venuta l'idea spontanea di associare uno dei primi 12 articoli ad ogni classe, e quindi ognuno di voi, diciamo così, adotterà un articolo dei primi 12 che rappresentano i principi fondamentali, che poi vedremo rapidamente, ma approfondiremo. La seconda parte della Costituzione sono i diritti e i doveri dei cittadini. La terza parte riguarda l'organizzazione della Repubblica, cioè gli organi dello Stato italiano, che sono il Parlamento, che fa le leggi, ha la funzione legislativa, il Presidente della Repubblica, che ha una funzione un po' così di garanzia e di regia complessiva di tutti gli organi dello Stato, il Governo, che ha la funzione di applicare le leggi, in teoria, perché poi ha sempre più assunto negli ultimi anni anche una funzione legislativa, la magistratura, il potere giudiziario, no? Che decide chi compie reati e quindi anche le punizioni, le pene per chi compie reati, poi le regioni, le province e i comuni, che sono dette delle cosiddette autonomie locali, perché l'autonomia e il decentramento amministrativo sono uno dei principi fondamentali, li vedrete nei primi 12 articoli, e poi la Corte Costituzionale, che vi ho detto prima, è un organo importantissimo, perché è l'organo appunto di garanzia della Costituzione, l'organo che ogni volta che il Parlamento o il Governo fanno una legge o un decreto,
è l'organo che decide se questo legge o decreto è coerente con le cose che sono scritte qui dentro. Dal 1948 la Corte Costituzionale ha questo compito qua. Velocemente, ci sono i primi 12 articoli, io ho evidenziato in rosso appunto i principi fondamentali, la natura repubblicana e democratica del nostro Stato, l'importanza del lavoro e alcuni diritti inviolabili, ma anche il dovere di solidarietà politica e sociale, la pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di religione, eccetera. Il principio per cui la Repubblica dovrebbe rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano le libertà, cosa significa? Pensate che una persona molto povera abbia le stesse libertà di una persona ricca? No, perché le libertà di fare, ma anche la libertà di studiare, non è solo una libertà di acquisto, la possibilità di acquistare casa, ma anche la libertà di studio, la libertà di sviluppo personale, di arricchimento, di espressione, dipende molto dalla situazione economica in cui una persona senza colpa nasce. E la Repubblica dovrebbe avere il compito, in questi 70 anni devo dire c'è riuscita molto poco, comunque dovrebbe avere il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il diritto al lavoro l'abbiamo già visto, l'indivisibilità e l'unità della Repubblica, anche questo è molto traballante negli ultimi due decenni. La tutela delle minoranze linguistiche, il principio dell'indipendenza dello Stato e della Chiesa, ciascuno nel proprio ordine, nella propria sfera di influenza, la libertà di confessione religiosa, il compito che ha la Repubblica, anche qui che forse dovrebbe avere, di sviluppare la cultura, la ricerca scientifica, di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico. Cosa molto attuale, il diritto d'asilo degli stranieri ai quali si è impedito nel paese di origine l'effettivo esercizio della libertà democratica. Il ripudio della guerra come strumento di offesa. Anche qui, a voi che siete 11-12 anni, ma anche a me che ne ho molti di più, ma per fortuna noi non abbiamo mai conosciuto la guerra. In tutti questi 70 anni, se non in un caso, in effetti, l'Italia non ha utilizzato la guerra come strumento di offesa nei confronti di altri paesi. Considerate che nel 1946 e 47, quando è stata scritta la Costituzione, nei decenni precedenti l'Italia invece aveva usato e spesso e in modo molto violento e feroce la guerra come strumento di offesa nei confronti di paesi africani ma anche non africani, l'Albania, la Grecia, no? Quindi questo può sembrare un articolo, diciamo così, un po' vecchio, ma in realtà allora era stato molto importante perché il fascismo era un regime molto bellicoso, guerrafondaio. La Repubblica, grazie al cielo, lo è stato meno, però sempre bene tutelarsi in questo senso. E poi l'articolo 12 che stabilisce che la bandiera dell'Italia è il tricolore bianco, rosso e verde. Gli è stato detto qualcosa della Costituzione?
Sono i nomadi.